Cecilia Rodriguez, nel corso del suo intervento a Rivelo sull'ex fidanzato, ha detto: "Gli auguro il meglio. Ho sempre sperato che anche lui incontrasse qualcuno. Di lui ho ricordi sia belli che brutti." Nel reality del Grande Fratello VIP, Cecilia aveva reso noto che Monte la reprimeva parecchio ed ora infatti dice: "Mi ha vietato molte cose, mi aveva trasformata in quella che non volevo essere, ovvero a casa, tranquillo e non uscivo." La soubrette ha anche confessato che lei e Monte litigavano ogni giorno nel periodo precedente alla rottura perché lui voleva cambiare completamente il suo esuberante modo di fare. Allora, la boccia che l'ha stuzzicata anche sulla battuta che ha fatto tempo fa sulla coppia formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis, stanno bene insieme, sono entrambi alti un metro e una banana, Cecilia ha raccontato che ci sono state delle conseguenze a questa sua uscita poco felice. Sia l'influencer che l'ex cognato, pilota, infatti le hanno telefonato per farle sapere di essere rimasti molto male per quello che aveva detto. Lei si è scusata e pare abbia chiarito con entrambi. I rapporti che la Rodriguez ha oggi con la fidanzata del motociclista e con quest'ultimo sono pressoché nulli. Infine, una battuta su Fabrizio Corona: tra lui e Iannone butterei giù lui perché ha la testa dura e non capisce.